Salve a tutti ragazzi, sono Imper Italica e bentornati in questo nuovissimo video di Deus Lo Vult. Quest'oggi, nel quindicesimo episodio, analizzeremo gli eventi accaduti tra il 1300 e il 1350, per vedere come questo mondo così diverso dal nostro si sta evolvendo. Quindi, senza ulteriori indugi, direi di iniziare subito. Nel territorio berbero del Nord Africa, il Granducato dell'Atlante manda una spedizione per capire com'è la situazione a Tangeri. Con sorpresa, la roccaforte romana è praticamente sguarnita. Tutte le truppe e i rifornimenti militari sono andati ad oriente per proteggere il nuovo e instabile confine con l'Ilkhanato, che potrebbe minacciare direttamente la capitale, ovvero Costantinopoli. Il Granducato qui fa una scelta pragmatica. Senza alcuna dichiarazione di guerra, attacca velocemente il territorio romano e la popolazione, essendo maggiormente berbera, non oppone resistenza. L'impero romano non ha forze per controbattere e riprendere la città, quindi decide di lasciar correre e nel 1302 consegna ufficialmente quei territori. Sempre più terreni di Roma vengono ceduti agli altri popoli. Ci viene da pensare che forse è questo il momento della caduta dell'impero romano, o almeno il suo inizio. Però mai dire mai. Ora torniamo, dopo tanto tempo, nelle isole britanniche. Nel 1320 il re d'Inghilterra manda un esercito per mettere fine all'esistenza del Galles, o del suo ultimo ducato. Il Galles viene quasi occupato per intero dalla soverchiante forza inglese, ma questa volta non è da solo. Infatti nel 1322, quando il piccolo ducato sta per arrendersi, il duca gallese forma un'alleanza. Nasce la Lega Celtica, formata dal piccolo ducato e il Regno di Scozia, con parziale supporto dell'Irlanda. Gli scozzesi velocemente attaccano da nord, una mossa che gli inglesi assolutamente non si aspettavano. E mentre l'esercito inglese era impegnato nella guerriglia dei gallesi nelle montagne del Galles, gli scozzesi avanzano a sud, arrivando persino alle porte di York. La città, essendo dotata di grandi mura, resiste per giorni e giorni. La cosa da notare è che qui, in questa guerra, York non cadrà mai. Ma la devastazione degli scozzesi a nord dell'Inghilterra, l'avanzamento dei guerrieri gallesi fino alla punta sud della regione e la povertà generale generata dalla guerra porteranno il re d'Inghilterra a firmare una pace, anche perché in questo momento si vuole concentrare su altro, ovvero disboscare l'isola e creare un'enorme flotta, che come scopo primario ha quello di rubare i commerci alla Danimarca. Nel 1328 viene firmata la pace di York. Il Galles ottiene i territori occupati, mentre invece la Scozia ottiene territori più a sud, e la piccola, ma importante, isola di Man. Il re inglese proclama che ora come ora l'Inghilterra ha perso, ma si rialzerà più forte di prima. Staremo a vedere quello che succederà. Facciamo intanto un rapido salto nel Medio Oriente per parlare di un nuovo stato. Nel 1242 nasce il Ducato di Samarcanda. Questo ducato è influenzato ampiamente dalla cultura mongola, presente negli stati vicini, però è essenzialmente e maggiormente di cultura turca, o anche turcomanna. Ciò significa che è maggiormente tengrista, e le grandi città, proprio come Samarcanda, sono a predominanza cristiana. Qui non regna un vero e proprio capo di stato, ma un consiglio di diversi capi, anche se la tribù più influente nello stato è la tribù dei Barlas, che acquisisce di anno in anno sempre più potere. Vedremo in futuro quale sarà il destino di questo piccolo stato. Facciamo un altro piccolo salto in Europa orientale per poi andare a parlare dell'argomento grosso. Qui il canato dell'Ordadoro stava preparando la sua grande offensiva. Organizzò un esercito molto grande, circa 150.000 unità. Gli stati più orientali europei cominciano a tremare, temendo una seconda grande invasione mongola. Ma stranamente, sia per gli europei che per i mongoli stessi, il regno di Voronezh contiene l'avanzata, e allora i mongoli conquistano solamente le parti più orientali del regno,
Allora il Khan del Lorda d'Oro decide di attaccare uno stato più piccolo. Venne così aggredito il piccolo principato di Uçmak, ma ancora una volta l'esercito mongolo venne fermato e vennero presi sempre alcuni territori ad oriente. Il Gran Khan non capiva come era possibile che una potenza così grande come quella dell'ex impero mongolo potesse decadere così. Beh, lui non poteva saperlo, ma noi sì. C'erano diversi presupposti storici e sociali che hanno permesso questo. Innanzitutto, oramai, i mongoli non arrivavano come un fulmine a ciel sereno in Europa. Gli europei sapevano che c'erano i mongoli, ed emotivamente erano meno spaventati. In più, tutti gli europei, specialmente quelli orientali, avevano imparato a combattere i mongoli. Infine, era anche un fattore territoriale. Un impero più piccolo ha anche meno potenza e meno uomini da mettere sul campo. Il canato del Lorda d'Oro era l'ombra di quello che era l'impero mongolo antico e oramai semplicemente non riusciva più a sfondare le difese preparate apposta per i mongoli. Si avvia quindi per questo stato un lento declino. Il fulcro della nostra puntata è a nord, perché infatti qui che si combatte la terza crociata. Una crociata sicuramente particolare, perché questa volta non è una crociata di difesa o per riprendere territori che prima erano cristiani, ma è una crociata diversa, fatta di invasione e di evangelizzazione. I vertici della chiesa cristiana parlano di quanto sarebbe utile cristianizzare le popolazioni del nord, così il cristianesimo non subirebbe eventuali invasioni da quella regione. Vengono chiamate a raccolta la Norvegia, la Danimarca, la Svezia, Novgorod e la Polonia. Tutte queste nazioni, per ordine del Papa, dovranno cooperare per cristianizzare le popolazioni del nord. A queste si aggiunge anche la Lituania. Nel Mar Baltico i cambiamenti in questi 50 anni sono molti. Vengono civilizzati e cristianizzati tutti i vari popoli presenti nella regione. La Lituania, nel corso di questa lunga terza crociata, si espande a nord, occupando la Curlandia, e con la cristianizzazione e l'evangelizzazione nascono due nuovi piccoli ducati, il Ducato di Livonia e il Ducato di Estonia. Sulla carta sarebbero ducati indipendenti, però sono sotto influenza delle due grandi nazioni vicine. La Livonia è influenzata dalla Lituania, mentre invece l'Estonia è influenzata da Novgorod. Parlando proprio di Novgorod, quest'ultimo si espande nel sud della Finlandia. L'espansione è veramente dura e la sottomissione dei popoli ugro-finnici presenti in quella zona dura molti anni, tanto che la conquista completa della parte sud della Finlandia avverrà soltanto nel 1348. Per farvi capire, l'inizio della terza crociata, sempre se così vogliamo chiamarla, è datata al 1332. Da occidente invece si espandono la Norvegia e la Svezia, che arrivano nei territori dei Sami. Sulla carta questi popoli dovrebbero avere pari diritti rispetto agli svedesi e norvegesi, ma alla fine non sarà così. Queste popolazioni verranno schiavizzate e quasi sterminate dai governi centrali, poiché restie a convertirsi al cristianesimo. Arriviamo quindi nel 1350, e la situazione nella Scandinavia è più o meno questa. Vediamo come lo stato della Svezia e lo stato di Novgorod si stanno per congiungere. Oppure nei prossimi anni potrebbe nascere uno stato finlandese, moderno, civilizzato e cristiano. Ma ovviamente sta a voi consigliarmi. Bene ragazzi, siamo così arrivati al 1350. Per questo episodio purtroppo è tutto. Nel prossimo noteremo i cambiamenti che arriveranno nella mappa, per farci finalmente largo nel 1400. Quindi ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanella, sempre se volete. Noi quindi ci rivediamo alla prossima puntata di Deus Lo Vult. Ciao legionari!